Cari amici dell'UTES, buongiorno. E così di nuovo insieme per parlare della bellezza, no? La bellezza dell'arte. E questa volta ci occuperemo di un aspetto particolare che riguarda il sogno, che riguarda il sogno dell'artista, di come l'artista interpreta nelle sue opere il sogno, l'onirico. Ma andiamoci piano piano. Ci occuperemo di questo argomento interessandoci anche, e ne approfittiamo, di un grande artista veneziano del Cinquecento, Jacopo Robusti, detto il Tintoretto. Tintoretto è Venezia, e anche se questa città ammagliatrice è, come dire, serena ma intrigante, piena di grandi suggestioni, piena di grandi spunti, Tintoretto l'ha amata profondamente, tanto da identificarsi da veneziano con questa città, adoperandosi in opere straordinarie che difficilmente un altro artista è riuscito poi a realizzare, ma soprattutto per la grandezza, ma soprattutto per la imponenza, l'importanza che queste opere assumevano allora. Occupandosi con ingegno, con astuzia, con una tecnica che è difficile e complessa, proprio perché doveva andare a occupare superfici enormi, attraverso non opere dipinte su tavola, ma opere sempre e comunque dipinte su tela, sui teleri. Gli affreschi erano proibitivi a Venezia per l'umidità, ne offuscava e poi li faceva deperire rapidamente. E quindi gli artisti veneziani dovevano prima stendere, con la tecnica d'olio naturalmente, su teleri già preparati che poi venivano collocati, assemblati sui teli, su delle strutture, naturalmente dei telai, e che venivano appoggiati alle pareti o ai soffitti. Ora, pensate che opere del nostro Tintoretto sono insuperabili in questo. E pensate anche alla complessità di dover gestire poi superfici così enormi. Ma piano piano. Tintoretto è stato un vero rivoluzionario, e forse è stato l'artista che più ha, come dire, ha influenzato poi le generazioni future, fino ad arrivare ai contemporanei. E parlo per esempio di Pierpaolo Rubens e Diego Velázquez. Il Rubens, da grande artista, poi ambasciatore, promosse parte delle opere del nostro Tintoretto. E Diego Velázquez addirittura fu condotto, cioè si adoperò in Italia in due viaggi che, come ambasciatore di Filippo II di Spagna, e poi acquistò per lui opere che poi oggi si trovano a Madrid, e quindi fu, diciamo, compreso dai suoi contemporanei, ma soprattutto fu approfondito, rubato, come dire, da artisti che poi passarono per Venezia, come per esempio, è stato un artista che poi si è affermato in Spagna in maniera eccezionale, e parlo del grande il greco arrivò a Venezia da Creta
Dimitrios Dominikos Teotokopoulos, imparava alla bottega dei fondamenti dei Mori, proprio a colorire e a illuminare le sue tele. Lui veniva da esperienze in Grecia che riguardavano soprattutto le icone, e quindi quando giunse a Venezia trovò la luce per i suoi occhi. Ora, gli artisti che rimasero fortemente presi furono gli impressionisti, Édouard Manet, per esempio, che ne considera l'autoritratto del nostro Tintoretto tra forse il quadro più bello del mondo, lo definì così. Perché? Perché colse nelle suggestioni pittoriche, vedremo, di Tintoretto aspetti luministici, aspetti di sintesi. E ancora avanti, Emilio Vedova, quindi siamo quasi nella contemporaneità, che portava gli ospiti alla Madonna dell'Orto, in questa chiesa che custodisce opere stupende del nostro Tintoretto, per far vedere e capire come tutta la pittura moderna sia già nel gesto e nel pennello del nostro Jacopo Robusti. Ora rappresentano, dicevo, diciamo, Venezia, quella aulica e quella povera, rappresenta tutti i veneziani, i più poveri. Lo abbiamo visto, lo vediamo poi nell'ultima cena di San Trovaso, i malati, i derelitti, i folli, i carcerati cui si mischia San Rocco, ma anche splendide cortigiane, le Dane, le Venere e le Susanne, quelle acconciature irripetibili proprio, di quel biondo veneziano. E poi preti, medici, magistrature, patrisi, i colti e i potenti, i ciarlatani, tanto adorati da poligrafi sprezzanti, come dire, come Pietro Aretino. Ora, se andiamo avanti e cominciamo, diciamo, a visionare alcune opere, dobbiamo sicuramente passare per la Scuola Maggiore di San Rocco. La Scuola Maggiore di San Rocco, che in maniera veramente da birbante lui riuscì ad accaparrarsi queste commissioni che poi lo resero famoso e prestigioso, come dicevo, rappresenta un unicum. Pensate che sia nella chiesa di San Rocco che nella adiacente Scuola Maggiore di San Rocco c'è un, come dire, un compendio di opere straordinarie, come dicevo, anche di grandi dimensioni, con misura 5 metri per 12. Quindi immaginate gestire poi tutte queste figure, gestire gli episodi di prospettive straordinarie, vanno a concentrarsi poi nel grande dramma della crocifissione. Ma io non vorrei tanto soffermarmi sull'opera in sé, perché poi ci vorrebbero ore e ore di lezione per poter fare questo, ma vorrei arrivare piano piano a concentrarmi su degli aspetti particolari di grande modernità, diciamo, no? Quello che dicevo che andò poi ad influenzare gli artisti che seguirono. Ora, sicuramente, sempre nella Scuola di San Rocco, incominciamo ad entrare così in alcuni dettagli veramente fantastici. C'è, per esempio, la visita dei pastori nel piano basso, diciamo, del piano terra,
dove lui si inventa, per esempio, questo doppio piace il piano terra, dove ci sono i pastori che arrivano e che vengono accolti, e la Sacra Famiglia. Ora è nell'umiltà che si sviluppa, diciamo, tutto questo, tutta questa scenografia, perché si tratta di una vera e propria scenografia. La gestione dello spazio e della luce per il Tintoretto è fondamentale. Insegnerà poi alle generazioni future anche come a grandi scenografi come si gestisse, come si organizza una macchina scenografica. Bellissima c'è anche e soprattutto, eccola, l'Annunciazione. L'Annunciazione è lo stesso, c'è uno spaccato, una sezione quasi su un muro povero, fatiscente, sgarrupato, avremmo detto, dove la Madonna è sorpresa in basso a destra dall'arrivo dell'angelo che è in volo, ecco. Piano piano questi voli diventeranno delle vere e proprie sorprese nelle immagini e nei quadri del nostro Tintoretto, ne vedremo alcuni straordinari. E quest'angelo è seguito, guardate attentamente, da questi angioletti in un vortice che si avvita ed entra per la finestra superiore e va ad accompagnare, ecco, lo Spirito Santo che poi andrà a illuminare con il suo verbo Maria. Ora anche qui l'umiltà, no, di questo spaccato della umile abitazione di Maria. Per esempio, ecco qui l'allestimento del paradiso che si trova nel palazzo ducale, nella Sala dei Sacri. Pensate alle dimensioni, no, di questo telero, che misura la bellezza di circa 24 metri per 7, pensate, no? Più di 100 metri quadrati, e dove lui riesce a distribuire attraverso queste luminescenze, attraverso questi gruppi che vengono assemblati tra di loro e comunicano convergendo verso l'alto, dove c'è il Signore e la Vergine, il Signore che indossa il mantello del Doge, tanto da lasciare intendere la protezione, la ammirazione, la celebrazione che ha nei confronti di Venezia. Ora, per farvi rendere conto meglio, posso proporvi anche come, ecco, questo salone ricco di opere grandiose riescono anche qui a darci una sensazione, diciamo, di grandiosità, di immensità. Per cui possiamo vedere il volo straordinario, ecco, di San Marco che dall'alto viene a liberare uno schiavo. Ora, questa prospettiva in volo di San Marco è una delle pagine più belle, diciamo, di tutta la pittura veneta, e vedete come contrasta poi, proiettandosi in prospettiva, con la figura sotto dello schiavo. E via attorno, no, stupore, attorno c'è la meraviglia, ecco, di tutti quanti. E ognuno dà una versione dello stupore e della meraviglia con espressioni, atteggiamenti e gesti, diremmo quasi teatrali. Ma notate la figura in basso a sinistra di questo signore che si affaccia quasi timidamente, che si tiene un po' in disparte, ecco, anche questo ci lascia così capire come il nostro Tintoretto accuratamente distribuiva all'interno dell'opera anche figure che dessero quanto mai
studiate, diciamo, ecco, anche dal punto di vista psicologico e umano. Ora, vengono risolti attraverso dei tratti veloci, attraverso soprattutto la luce, come, ecco, se fossero degli ectoplasmi. Se noi guardiamo il ratto d'Elena, non mi soffermo molto sulla composizione fantastica, di una dinamicità incredibile di queste figure in primo piano, ma vado ad indagare sul fondo destro, ecco, di quest'opera, vediamo come la massa, ecco, di queste figure, si risolvono attraverso un pennello come se uscisse non il colore, ma una luce liquida. Ecco perché mi fanno pensare a dei veri ectoplasmi. Ne è prova anche, ecco, per esempio, il trafugamento del corpo di Marco, di San Marco, dove in questa prospettiva la parte sinistra è risolta attraverso queste figure che fuggono, che scappano, diciamo, il cielo certo non promette niente di buono. Ma questo evento così eccezionale viene esaltato dinamicamente in maniera diciamo molto drammatica anche attraverso questi ectoplasmi di queste figure che si arrampicano sulle scalinate. Ora, scusate, stessa cosa nell'ultima cena. Ci occuperemo magari, ecco, in un'altra circostanza di quest'opera, descrivendovene, diciamo, dei dettagli, dei particolari, la costruzione che è qualcosa di mirabile, che ci lascia veramente incantati, ma visto che l'argomento di oggi va in un tutt'altra direzione, anche qui potete vedere che dall'alto a sinistra, su questa lampada ad olio, sprigiona una luce che poi libera questi angeli, però anche qui, che sono trasparenti, sono fatti di luce. Questo naturalmente, sicuramente, fu apprezzato in maniera, direi, sicuramente dagli occhi esperti dei grandi artisti, furono sicuramente queste le cose, diciamo, che più li intrigavano, li attiravano. Ecco perché la benevolenza, soprattutto da parte, dicevo prima, di El Greco, che poi quando lasciò Venezia e andò in Spagna, a Madrid, a Toledo, aveva ben digerito, diciamo, questa lezione del Tintoretto e ne fece parte, diciamo, fondante con queste figure allungate, un po', diciamo, con proporzioni approssimative, ma di grande drammaticità e di grande suggestione. E si servirà anche lui di tutto questo. E come non dire anche, soprattutto, di Velázquez, grande pittore, uno dei più grandi pittori, voglio dire pittori di tutti i tempi, nel vero senso della parola. E come sicuramente, dicevo, Manet, la pittura impressionista, poi ne rimase, diciamo, fortemente colpita. Ma andando avanti e piano piano avvicinandoci, diciamo, a queste suggestioni, scusatemi, vi volevo proporre anche qui un altro aspetto, naturalmente, dell'argomento che stiamo trattando, che è la visita dei Re Magi. Ora, guardate la bellezza dell'allestimento, no? Anche questo geniale. Qui non c'è solo il pittore, ma c'è anche lo scenografo che sa distribuire la luce in maniera veramente scenografiche. La luce proviene da tante parti,
proviene dall'alto a sinistra e va a illuminare in maniera radente le figure sacre che si trovano, ma poi vive anche di altra luce che si trova disseminata un po' dappertutto. Ma anche qui volevo farvi notare questo sfondamento, diciamo, della parete di fondo, e giù, no? Queste figure, questi ectoplasmi che vivono di luce, come se fossero, ecco, pennellate, come dicevo, liquide. Ecco. Ora, tutto questo ci porta, come vi avevo annunciato, all'onirico, al sogno. Al sogno, fanno sognare. E a proposito, volevo proporre, per concludere, un'opera che si trova in America, a Detroit. Ora, l'immagine raffigura il sogno degli uomini. Qui prima ve lo propongo, visto dal basso, per farvi introdurre, diciamo, alla spettacolarità dello sfondamento della parete, del soffitto. Anche qui è illuminato, diciamo, in maniera mirabile, per esaltare naturalmente la bellezza di quest'opera. E la parete viene sfondata dalla luce e rivela un episodio, che è un episodio che non ha riferimenti alcuni, nemmeno con episodi narrati dalla Bibbia, oppure sia dal Vecchio Testamento che dal Nuovo Testamento, no, nemmeno dalle leggende, diciamo, di Jacopo da Varazze, ma diventa qualcosa che la mitologia comunque ha trattato. Se andiamo ad esaminare in maniera approfondita, diciamo, quest'opera, che a me ha particolarmente intrigato, e ve ne dico il perché. Allora, cosa rappresenta in effetti? Dicevo, il titolo è quello del sogno degli uomini. Cosa rappresenta? L'opera è posta su due piani. Nella parte inferiore vediamo gruppi di persone che dormono. Potremmo definire quasi che è un sogno di secondo livello, un sogno dentro al sogno, stando vicini a sognare, no? E possono essere, diciamo, influenzati, soprattutto quando si trovano, dicevo, a poca distanza l'uno dall'altro. Ora, nel quadro che si trova a Detroit, lui raffigura, come dicevo, 10 persone che stanno dormendo. È il regno questo di Morfeo, naturalmente. Sotto si vede, così, l'ambiente tipico di Morfeo lo possiamo vedere dai papaveri che sono un po' sparsi in lontananza, e sono gli attributi proprio del sonno. Nella parte superiore, ecco, vediamo due figure prevalenti. L'una, quella di sinistra, che simboleggia la fama, e la fama veniva rappresentata attraverso una figura femminile che impugna una tromba, e dalla parte opposta la ricchezza. Vabbè, i suoi attributi sono tutte le monete che vedete piovono, no, dall'alto, e testimoniano che i dormienti hanno sogni comuni, stanno sognando tutti la stessa cosa. In basso, la personificazione del tempo, che sonnecchia con una clessidra,
stabilisce, diciamo, un trade union tra il sogno e chi riceve poi questi impulsi in alto, che è Giove, che si trova a dorso dell'Aquila. Lui muove naturalmente lo zodiaco e le costellazioni, e lo scettro che agita, diciamo, illumina, diciamo, tutto il destino a cui noi tutti dobbiamo, ecco, sottoporci. Ora il nostro Tintoretto, che va ad indagare una dimensione che è quella onirica, dei sogni collettivi, va ad indagare, anticipando naturalmente di secoli, quello che accade nei sogni. Gli studi poi del Novecento, fatto da eminenti studiosi che hanno approfondito, diciamo, questo aspetto, ci hanno rivelato, come si dice, quel momento, diciamo, del sogno che è il REM. Il REM è il momento che, dopo che ci siamo assopiti, dopo un'ora e mezza entriamo in una dimensione, diciamo, onirica, che si stabilizza poi nella nostra mente. Ferma soprattutto un aspetto importante, che è la memoria. Ora, tutto questo viene, ecco, fortemente anticipato ora, naturalmente, attraverso quest'opera bellissima di Tintoretto, che poi approfondirà anche con altre opere che trattano del sogno, soprattutto quello di Giacobbe, che si addormenta sopra un masso, questo masso a forma poi di Omphalos, entra in contatto con il Signore durante il sogno, gli ricorda che quel masso andava stabilizzato e fondato nella terra, proprio perché lì andava a nascere il Signore. Ora, Betil, che stava a significare casa del Signore, rappresenta proprio un Betilo, ecco perché da Betil nasce poi Betlem, dove nascerà il Signore. Ora, questo trasporto onirico tra il Signore e il profeta e quello che poi, guardate bene, con il nome di Giacobbe nacque poi il popolo di Israele, e quindi ne è una forte, diciamo, connotazione, mi ricorda tutto questo, e qui finisco, un film, Inception, che è un film che andò circa una decina di anni fa, di Christopher Nolan. Il protagonista entra nel profondo, nel più profondo del sognatore, e stabilendone poi, ne possiede l'anima, diciamo, e tanto che poi lo veicola per i suoi fini malvagi, naturalmente. Ora, Tintoretto ci è servito anche, naturalmente, per così sviluppare questi pensieri, queste annotazioni mentali, ma solo lui è riuscito a fare questo con quegli ectoplasmi magici che dissemina nelle sue tele, la magia e gli sciamani che si muovono con la luce. Ora, sono suggestioni molto belle, molto intense, spesso trascurate, no, nell'osservazione dell'opera. Siamo attratti più da altre cose, no? E spesso magari non andiamo a valutare questi aspetti minimi che si trovano nascosti
che l'artista semina qua e là, no? Mette, le annota, le mette risolvendole in maniera apparentemente superficiale, ma dove lì invece dobbiamo andare spesso a mirare, ad osservare, perché i significati sono lì. Bene, abbiamo finito e adesso vi saluto, vi auguro dei sogni sereni e io proverò, anche io, di essere posseduto da uno sciamano e scomparirò. Ciao.